ricordiamo quasi tutti in una sua commedia famosa è Da passare a nutare. Credo sia stato lui a coniare, ecco, questa frase, da passare a nutare. Talvolta, ecco, ci sono nella nostra vita, nella vita di un popolo, di uno Stato, di un continente, delle notti che sono veramente buie, dove si è incapaci in qualche modo di pensare a soluzioni e ci si affida al tempo, no? Da passare a nottata. Questo termine può indicare, ecco, questo, come dire, stato di incapacità nel risolvere i problemi. Nella commedia ricordo che dovevano trovare dei medicinali per la guarigione di una bambina. All'epoca medicinali non si trovavano, bisognava affidarsi al contrabbando, e dopo aver fatto tutto quello che in qualche modo potevano fare, ecco, adesso dobbiamo solo attendere che la nottata passi. Nell'almanacco della storia l'uomo può contare molte notti buie, no? Penso alla prima e alla seconda guerra mondiale, che hanno coinvolto il mondo intero. C'è anche un film, non so se è uscito di recente, L'ora più buia, dove bisognava prendere delle decisioni. Lo stesso Olocausto ci dice che c'è stata una notte molto buia che ha visto coinvolti molti uomini. Ma possiamo pensare anche a quelle notti buie che forse non a livello mondiale, ma a livello regionale, no? Ci siamo trovati, o delle persone si sono trovate ad affrontare. Pensavo all'alluvione di Firenze negli anni 60, colpiti dalla notte, dove ci sono stati le morti. 39 anni fa in Irpinia, il terremoto, erano le 8 di sera quando la terra tremò, e numerosi furono le vittime di quel terremoto. Una notte buia, ma ci sono anche notti buie che possiamo affrontare e attraversare nella nostra vita. Penso a quelle che possono essere malattie personali, ecco, quando forse a qualcuno viene diagnosticato qualche malattia irreversibile. È una notte buia, tutto ci sembra buio, siamo avvolti nelle tenebre più assolute, talvolta la disperazione e lo scoraggiamento riempie i cuori. La perdita forse di qualche familiare, a noi caro, è risultata per noi essere una notte buia. Stamattina pensavo, ecco, leggendo la parola del Signore, di parlare di una notte molto buia, di una notte particolare che ha avuto un interesse universale, che interessa non solo la vita personale, la vita di un popolo, di una regione, di uno Stato, di un continente, ma dell'universo intero. Ed è la notte che ha vissuto il nostro Signore Gesù Cristo. Così vogliamo leggere dalla lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 11, dal verso 23 al verso 26. Paolo scrive queste parole, 1 Corinzi 11 dal verso 23 in poi. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte che fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Parimente, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane
e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Fin qui la parola del Signore. Sì, quella che il Signore Gesù Cristo ha vissuto è stata la notte più buia che il mondo abbia mai potuto vedere nel corso della storia. Erano mezzogiorno quando Matteo ci dice che si fecero tenebre per tutto il paese, fino all'ora nona, fino alle 3 del pomeriggio, quando il Signore Gesù diede la sua vita in sacrificio per molti. Ecco, la notte più buia che la storia ci può raccontare, quello che riguarda il Signore Gesù Cristo, la seconda persona della Trinità, il Figlio di Dio. Questa notte, come abbiamo letto, inizia con un tradimento, nella notte che Gesù fu tradito. Si stava celebrando la Pasqua del Signore quando Gesù era radunato con i suoi discepoli, no? E fa riferimento a questa notte. La Pasqua era una festa, la Pasqua del Signore, che doveva in qualche modo ricordare al popolo di Dio la liberazione che Dio ha operato e che Dio è in grado di operare. Era una festa d'amore che doveva in qualche modo arrecare forza e consolazione al suo popolo. Anche in tempo di distrette e difficoltà, il Dio di Israele è un Dio che libera. È la Pasqua dell'Eterno. Nessuna nazione, nessuna potenza può opporsi e resistere all'opera del Signore. È in questa festa, in questo ricordo gioioso, no, della liberazione, che ci viene detto che la notte più buia inizia con un tradimento, nella notte in cui Gesù fu tradito, nella notte in cui era in corso il suo tradimento. Sì, perché Giuda lo baciò nel giardino del Getsemani, ci dice, ma poi Pietro lo tradì rinnegandolo, e poi ancora tutti i discepoli lo lasciarono, scapparono ciascuno per la sua strada, tranne Giovanni che accompagnava Maria, lì era presente alla croce, nella notte in cui era in corso il tradimento del Signore Gesù. Quanto male fa sapere di essere traditi, sapere che qualcuno ci ha tradito. Credo che il tradimento lascia delle lacerazioni, delle ferite molto profonde nel cuore, nella mente di coloro che lo subiscono. E in qualche modo tutti quanti noi abbiamo subito una sorta di tradimento, talvolta da amici, forse ti hanno rivelato cose che avevamo confidato solo a loro. Purtroppo qualcuno ha subito dei tradimenti a livello coniugale. Quante ferite, sono ferite che in alcune vite sanguinano ancora. Ebbene, nella notte in cui era in corso il suo tradimento, Gesù sapeva, era a conoscenza di quel tradimento. Quale sentimento aveva Gesù verso il traditore? Ed è qualcosa, cari fratelli, che ci mette con le spalle al mondo. Nella notte in cui Gesù fu tradito, Dio preparava la riconciliazione, la cancellazione dell'iniquità, del peccato, di tutti coloro che sarebbero stati chiamati da Dio verso Cristo. Come inizia la storia della creazione? Dio creò cielo, la terra, gli animali,
ogni erba dei campi, Dio creò tutto. E poi alla fine dice che creò l'uomo e dall'uomo creò Eva per avere con loro una relazione intima, una relazione particolare. Dio ha dotato l'uomo della parola, capace di comunicare con lui. E la creazione dell'uomo, il suo cammino sulla terra, inizia con un tradimento. E perché nella scelta di Adamo e di Eva tradirono il Signore, tradirono il Creatore. Ascoltarono un'altra voce, ascoltarono un'altra parola, diedero credito a quella che era la voce di un nemico, di un oppositore e di Dio. La storia dell'umanità iniziò con un tradimento e nella notte più buia, che poi vedremo ha portato un beneficio eterno, la notte più buia era la notte in cui era in corso un altro tradimento. Dio, attraverso il suo figliolo Gesù Cristo, poneva fine a quel tradimento, cancellando quel tradimento, portando una riconciliazione, e lo stava facendo attraverso il Signore Gesù Cristo. E nella notte in cui era in corso questo tradimento, in cui era in corso ancora questo tradimento, nella notte in cui Dio metteva fine a quel tradimento, vediamo ancora un altro tradimento dell'uomo. Dio pensava alla riconciliazione nel Signore Gesù Cristo e la malvagità del cuore umano si dava da fare per consegnare il Salvatore, tradendolo nelle mani dei suoi nemici. La notte più buia inizia con il tradimento. In questa notte più buia, un secondo elemento che, come dire, si apre davanti ai nostri occhi è quella di un'offerta. Nella notte più buia sì, ci è stato un tradimento che in qualche modo sottolinea una nota di amarezza, di dispiacere, però nello stesso tempo c'è un'offerta straordinaria. Nella notte in cui Gesù fu tradito, Gesù offre se stesso per i traditori, per i malvagi che lo consegnavano nelle mani dei suoi nemici. Paolo dice in Romani 5: mentre eravamo morti nei falli e nei peccati, Cristo moriva per noi. Nella notte in cui era in corso il tradimento più brutto della storia umana, di un uomo innocente, del Figlio di Dio venuto per compiere l'opera del Padre, riconciliarci con il Padre, quando Gesù venne tradito, lui rispose al tradimento con l'offerta di se stesso. E questo in qualche modo sconvolge quelle che sono i nostri pensieri, i nostri cuori, perché noi non rispondiamo così ai tradimenti o alle male azioni che possiamo subire. E anche in quella notte Gesù ci dà un esempio da seguire, che non è facile, non è facile per la natura del cuore, del nostro cuore. Ecco, in una notte, nella notte più buia, Gesù risponde al tradimento attraverso l'offerta di se stesso. Il mio corpo, verso 24, è dato per voi. Il mio corpo è dato per te. Cristo ha dato se stesso in risposta al tradimento. E mi vengono in mente le parole di Paolo quando in Filippesi dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato nel Signore Gesù Cristo.
Abbiate in voi lo stesso pensiero, lo stesso sentimento, lo stesso agire che è stato nel Signore Gesù. Nella notte in cui Gesù fu tradito, era in corso questo tradimento, Gesù offre se stesso, conquistando e acquistando per noi giustizia, santificazione e redenzione. E questo è quello che dice Paolo nei primi 7 capitoli della lettera ai Romani, quando spiega ai Romani in che consiste il Vangelo, questa potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, capitolo 1, e nei capitoli a seguire spiega questo Evangelo, parlando della giustizia che Cristo ha acquistato, ci attribuisce, della santificazione, della redenzione, al punto che arriva al capitolo 8, verso 1, e come inizia? In virtù di quello che è stato detto, in virtù di quello che è stato fatto, in virtù dell'offerta che Cristo ha fatto nella notte in cui era in corso il suo tradimento, non v'è più ora alcuna condanna per quelli che sono in Gesù Cristo. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Gesù Cristo. Il peccato è stato perdonato nella notte in cui Gesù fu tradito. L'espiazione è stata compiuta nella notte in cui il Signore Gesù fu tradito. La libertà è stata conquistata. La salvezza è stata acquistata. La grazia è stata donata nella notte in cui era in corso il tradimento di Gesù. La pace è stata offerta, la vita è stata trasformata e Satana, l'accusatore, il nemico, è stato disarmato nella notte in cui era in corso il tradimento del Signore Gesù Cristo. Nella notte più buia c'è sì questa nota amara di un tradimento, questo dispiacere di questo tradimento, ma Gesù ha superato questo tradimento con l'offerta di se stesso che ha portato dei benefici eterni, non solo nella vita personale. Tutta la creazione geme ed è in travaglio in attesa della piena redenzione. La notte più buia non è stato un caporetto per il Signore Gesù, non è stata una sconfitta pesante per il nostro Signore. C'è stato un tradimento, ma attraverso l'offerta di se stesso Gesù conquistava per il suo popolo una grande vittoria. Nella notte più buia in cui Gesù fu tradito c'è ancora una terza cosa che vorrei sottolineare con voi. C'è stato il tradimento, c'è questa offerta straordinaria, ma c'è anche un orizzonte di speranza che si apre. Il Signore Gesù, nella notte che fu tradito, prese del pane, lo dunque disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. E poi, dopo aver cenato, prese anche il calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che voi ne perdete in memoria di me, perché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. C'è questa orizzonte di speranza, c'è una nuova speranza. Non siamo in attesa che la nottata passi, no, in balia del tempo che deve passare e sanare la ferita. No, il Signore non solo risponde al tradimento con un'offerta che porta dei benefici, ma mette una speranza viva, dice Pio, nel cuore del suo popolo. Fate questo, celebrate attraverso questi simboli, questo pane e questo vino, finché egli venga. Abbiamo la certezza che il Signore Gesù
tornerà per compiere, finire quella che è la redenzione che è stata iniziata lì in Eden, finché egli venga. Questa non è un'invenzione dell'Apostolo Paolo, non è qualcosa che Paolo ha capito dagli scritti che ha letto. Matteo riporta le parole del Signore Gesù Cristo, no? Capitolo 26, verso 29, quando Gesù annuncia la sua morte, annuncia, ecco, il cerimoniale della cena, poi alla fine dice: io non berrò più il frutto della vigna finché lo berrò di nuovo con voi nel regno dei cieli. E se Cristo ha detto che lo berrà di nuovo con coloro che sono stati chiamati, giustificati, santificati e redenti, allora sì, capitolo 8, 31 di Romani: se Dio è per noi, chi sarà allora contro di noi? Può il nostro peccato, il nostro senso di colpa cancellare ciò che Cristo ha suggellato col suo sangue? Io vi accoglierò presso di me e berrò di nuovo con voi il frutto di questa vigna. Giovanni nella sua prima epistola dice: chi ha questa speranza si purifica come esso è puro. Perché noi ora vedremo, un giorno vedremo appieno, lo vedremo faccia a faccia, basati sulla promessa certa del Signore Gesù: chi ha questa speranza si purifica come esso è puro. Ma Paolo, ancora al termine di questa stessa epistola, al capitolo 15, dal verso 57, dopo aver parlato della risurrezione di Cristo, della certezza della risurrezione, dei benefici, che tutto quello che Dio ha detto e che Cristo ha detto e ha fatto è stato confermato, suggellato dalla sua risurrezione, al termine del capitolo 15 dice: ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, dice: fratelli miei cari, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Ci sono, cari fratelli, delle notti che dovremmo affrontare forse stasera, domani, tra una settimana, un mese, qualche anno, in cui risulteranno delle notti buie per noi, in cui ci sembrano che siamo avvolti dalle tenebre e non c'è una via di uscita. Ricordiamo allora la notte più buia che ha vissuto il nostro Signore Gesù Cristo, che rispondeva al tradimento, l'amarezza e il dispiacere attraverso l'offerta di se stesso. Questa è la strada da percorrere. Ricordiamo che in quella notte più buia, più amara, Gesù ricorda quella che è la speranza viva che egli ha messo nel cuore del suo popolo: io vi accoglierò presso di me. Lutero poteva scrivere in quel canto bello: ci tolgono figli, onore ed ogni bene, ne avranno un vantaggio lieve perché a noi il regno restare deve. Possiamo essere incoraggiati pensando a quella notte, perché in quella notte Cristo ha trionfato. Cristo ha trionfato. Paolo dice in Romani 6 e 7 che noi siamo stati affrancati dal peccato. Cioè, noi, quando il peccato ci avvolge facilmente, si presenta, no? Dice: rispondi al tradimento secondo i criteri del cuore malvagio umano. Noi possiamo dire al peccato: in virtù di quel tradimento, di quell'offerta e di quella speranza, tu peccato non mi domini più, non hai più nessun potere su di me, perché Cristo, perché ha passato quella notte buia, mi ha affrancato
dalla legge e del peccato. Tradito, ha continuato l'opera che Dio gli ha affidato. Rispondendo al tradimento con l'offerta di se stesso, senza dimenticare la sua promessa. Ecco, questo è quello che vogliamo ricordare. Perciò, un giorno, seduti alla tavola con il Signore Gesù, berremo insieme a Lui il frutto della vita. Allora possiamo anche attraversare momenti brutti, tenebre, dispiacere, amarezze, tradimenti, così come il nostro Signore Gesù Cristo ha fatto, segnando per noi un percorso, dandoci l'esempio. Perciò, fratelli miei, state salvi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Una notte buia in cui c'è stato tradimento, amarezza, ma c'è stata anche un'offerta, una speranza che ha rinnovato la vita di tutti coloro che appartengono al Signore Gesù Cristo. Una notte buia che ha dato una speranza certa e viva, che continua ad orientare il cammino, a spingerci, esortarci nel continuare a camminare e a compiere l'opera che il Signore ha affidato a ciascuno, che ha affidato alla sua Chiesa. Ora possiamo pregare, perché non sempre quando ci troviamo a vivere delle situazioni difficili, come singoli, come Chiesa, come suo popolo in generale, spesso non vengono subito alla nostra mente quelle che sono, cioè spesso la nostra mente, il nostro cuore non richiama quelle che sono le promesse del Signore Gesù. Il Signore aiutaci a considerare in ogni momento della nostra vita, nelle lotte che affrontiamo contro il peccato, contro i tradimenti e contro lo scoraggiamento, a pensare al Signore Gesù Cristo, che anche in un momento buio, molto buio, abbandonato da tutti, rispose mantenendo un atteggiamento positivo, offrendo se stesso, continuando l'opera del Signore, sapendo che il Padre l'avrebbe risuscitato dai morti con potenza. Preghiamo. Signore, ti confessiamo che bastano nella nostra vita forse non proprio tutte le tenebre più fitte, ma basta già il grigiore a in qualche modo, Signore, creare delle difficoltà nel nostro cuore, nella nostra mente. Basta solo pensare, Signore, che sì, si intravede un po' la luce, ma ci sono delle difficoltà che ci circondano per farci, Signore, ecco, cadere nello scoraggiamento, nella disperazione, nell'ansia momentanea. Questo Signore ci dice che noi siamo molto fragili, che noi siamo fallaci, e Tu conosci profondamente il nostro cuore, Tu conosci profondamente la nostra natura. Per questo Ti ringraziamo che il Signore Gesù, il Tuo figliuolo, che Tu ci hai donato fin dall'eternità, nel momento più buio, nella notte più buia, Signore, ha aperto un orizzonte di speranza, di vita, una speranza viva, una fonte d'acqua aperta per purificare, sanare, per guarire, per suggellare, per conservare. Noi Ti ringraziamo per tutto, che Signore mantieni desta la nostra memoria, la nostra mente, che i nostri occhi possano essere puntati del continuo sul Tuo figliolo Gesù Cristo. Egli che come noi è stato
stato tentato in ogni cosa, ma che non è caduto, ha vinto ogni tentazione e può soccorrere coloro che sono tentati, può soccorrere coloro che sono traditi. Ti ringraziamo, Signore, per la luce che ci doni attraverso il tuo Figlio Gesù Cristo, per la pace che in Lui possiamo godere. Guidaci per mano, Signore, mantienici nel palmo della tua mano, che possiamo rispondere all'esortazione della tua parola in vista di quello che Cristo ha fatto. Facci restare, Signore, saldi, incrollabili, abbondanti nell'opera che tu ci hai affidato, senza considerare le difficoltà, tradimenti, le amarezze che possono giungere nella nostra vita, perché la fatica, Signore, non è vana in te. Sia benedetto il tuo nome, perché sei degno di ogni lode, di ogni adorazione, di ogni ringraziamento. Sì, sei veramente un Dio misericordioso, lento all'ira. Grazie nel nome del Signore Gesù. Amen. Amen.